Ciao a tutti e Ciao. benvenuti a questo nuovo appuntamento di Storie in diretta qui dalla Memo. Abbiamo preparato anche oggi un po' di libri, staremo un pochino insieme. Io sono Lucia e con me c'è Elena. Bene, iniziamo subito. Il piccolo consiglio che vi diamo oggi è che avere un buon libro con sé in momenti di attesa, che può essere sull'autobus o appunto dal pediatra oppure appunto anche in casa, può essere un buon metodo per far passare il tempo. E quindi noi vi diamo dei piccoli consigli sui libri. Oggi cominciamo con un papà. Questo libro si intitola Basta capricci, papà! Una giornata allo zoo. Il mio papà di solito è gentile e coccolone, ma la domenica mattina mi fa diventare matto! Basta, nanna! Voglio andare allo zoo! Io dormirei ancora, ma con lui non si può. Mi lavo e mi vesto in un attimo, poi salgo sulle sue spalle e lui corre verso lo zoo, facendo finta di essere un cavallo al galoppo. Beh, devo dire che è divertente. Beh, arrivati alla biglietteria, mi diverto molto meno. Papà è impaziente di entrare, lo sta fermo un attimo. Più la coda è lunga, più si impegna a trovare idee per passare davanti a tutti. Emergenza pipì, la devo fare subito! Una volta dentro è il delirio. Papà inizia a correre tutto eccitato, ma lui è troppo occupato. Aspettami, papà! Aspettami! Ma lui è troppo occupato, non mi sta a sentire. Fa le smorfie ai gorilla. Si mette in posa per fare le foto con i fenicotteri. Imita i pinguini, infastidisce le tartarughe e improvvisamente presto. E dove? Dal venditore di gelati, naturalmente. Un gelato? Non se ne parla, papà! E allora partono i capricci. È quasi l'ora di pranzo, ma lui si butta per terra, tutto rosso in faccia, urla come un matto! Ah, devo assolutamente distrarlo. Papà si è dimenticato del gelato. E per i 2 minuti successivi cerchiamo il riccio immaginario. Ma poi. Mannaggia, papà vede il suo animale preferito. Quindi si toglie il cappello facendo un inchino e l'elefante gli afferra il cappello con la proboscide. Papà ride come un matto. Io un po' meno. È l'ottavo cappello che perde allo zoo quest'anno. Subito dopo ci aspetta lo spettacolo delle otarie. Quindi diamo da mangiare ai piranha. Fermo, Quante emozioni! Poi finalmente si pranza. E per finire un gelato. Ma papà non sta seduto. E splash! Un altro gelato in pasto alle formiche. Come al solito. Arriva il momento di salutare gli animali. Ciao, ciao! Ma papà si impunta, li vuole rivedere tutti. Un'ultima volta, dice. Così facciamo ancora un giro completo allo zoo. E quando stiamo per andarcene, ecco che di fianco all'uscita il negozio dei souvenir! Io stringo forte la mano di papà perché lui non scappi dentro, ma lui è più grande e più forte di me e con uno strattone si libera. Nel negozio
Afferra il peluche di un piccione e esclama: «Oh, è troppo carino! Me lo compri? È carinissimo!» «No, no e no! Questa volta non gliela do proprio vinta, papà!» Siamo finalmente fuori. Papà è triste e imbronciato. Io sono distrutto e mi trascino verso casa senza più energie. Ebbene sì, mio papà è gentile e coccolone, ma passare una giornata allo zoo insieme a lui è davvero stancante. Credo che la prossima volta lo lascerò lì. Sono sicuro che gli animali non lo sopporteranno a lungo e me lo rispideranno a casa. Ma almeno avrò qualche ora di pace e di silenzio. Ciao papino! Ciao ciao papi! Brava! Grazie, grazie. Bene, allora continuiamo con un altro libro dedicato ai papà. E prendiamo questo che si chiama Papà aspetta un bambino, anzi un bimbo, perché non solo le mamme aspettano, anche il papà. Papà aspetta un bimbo. Tu sei lì, piccolo come un chicco di riso nel soffice nido della pancia della tua mamma. Stamattina sono pazzo di gioia. Tra 9 mesi sarai qui, tra 9 mesi saremo in 3. Ho voglia di urlare all'universo intero: sapete una cosa? Sarò papà! Tututum, tututum. Dal dottore ascolto il tuo cuore, batte già veloce e forte. Tu sei il più bello di tutti i regali. Oh Issa, oh Issa, vedi? Faccio sport, voglio essere il papà più forte di tutti i papà. Come sono innamorato della tua mamma, la sua pancia si arrotonda e tu cresci con lei. Tu fai un tutt'uno con lei, così a volte mi sento un po' solo. La pancia della mamma fa simpatici cinguettii. Dalla mia pancia piatta invece nessun brusio. Bambina o bambino? Non lo voglio sapere, mi piacciono troppo le sorprese. Mi invento favole di pirati, streghe, principesse, una nuova da raccontarti ogni sera. La tua mamma ha delle strane voglie. A notte fonda mi tocca uscire a correre a cercare montagne di gelato all'ananas e chilometri di salsicce all'anice. Toc toc, sono io che busso alla tua porta, sono papà. Mi senti, piccolo mio? Allora, quando è che vieni a giocare con me? Avrei gli occhi belli della mamma, i miei capelli ricci o il naso del nonnino? Sono un po' agitato. E se diventassi papà di 3 bambini in un colpo solo? Finalmente ti vedo sulla TV del dottore. Conto 10 ditini, 2 orecchie e un naso. Tutto perfetto. Sono così orgoglioso. D'improvviso apri la manina come a farmi cucù. E gli occhi mi si riempiono di lacrime. Voglio essere papà subito. Ho in testa un guazzabuglio di nomi: Amelia o Carlo, Arturo o Margherita. Con quale nome ti chiamerò, mio piccolo adorato bebè? Alla tua mamma fanno domande, le toccano la pancia tonda. E io? Che sono il tuo papà? Nessuno mi prende in considerazione. Ehi, anche io aspetto un bambino, sono costretto a ripetere a tutti. Io sono Tarzan. Io proteggere la tua mamma, lei portare bambino, io portare tutti i pacchi pesanti, io molto molto forte. Con la mia mano sulla pancia della tua mamma sento che ti muovi. Sarò un papà dolce come papà lupo o divertente come papà pinguino?
faccio ascoltare le musiche che preferisco. Ti parlo perché tu riconosca la mia voce quando ci sarai. Ti insegnerò ad andare in bicicletta, a nuotare fra i pesci, a giocare a palla. Una notte ho sognato che ti portavo dentro la mia pancia come papà cavalluccio marino. Faccio il conto alla rovescia. Mancano al massimo 30 giorni. Nella pancia della tua mamma ti prepari ad arrivare e aspetti con la testa in giù. Dipingerò la tua stanzetta di rosa caramella o di giallo limone? Alla scuola dei futuri papà cambio i pannolini e do il biberon. È fatta. Per me i bambini non hanno più segreti. Compro un passeggino, una culla, una carrozzina. Come papà faccio un figurone. È il grande giorno. Mi precipito all'ospedale col mio super missile. La tua mamma è tranquilla, ormai so cavarmela ad occhi chiusi. Tra qualche ora sarai qui. Sei nato! La tua mamma e io piangiamo di gioia, ti prendo in braccio. Da oggi sono il più felice dei papà. Bellissima storia. Siete pronti? Ne prendiamo un'altra. Ecco qua. Anche qui sta per nascere qualcosa. Questo libro è Chip e Croc. Vediamo. Andiamo a conoscerli un po'. Chip e Croc, vediamo un po' chi sono. Eccoli qua. Dove sarà Chip? Dove sarà Croc? Vediamo insieme. Sulla sabbia, una accanto all'altra, c'erano due uova. Crack! Un pappagallo. Un coccodrillo. Ciao fratello, disse Chip. Ho fame, disse Croc. Apri la bocca più che puoi e il cibo arriverà, disse Chip. Aspettarono tanto, ma il cibo non arrivava. Forse dovrai andare alla ricerca di qualcosa, disse Croc. Mi domando a cosa assomigli il cibo. Visto che non conosco ancora i nostri gusti, ho preso un po' di cose diverse, disse quando tornò. Potresti masticarle per me, disse Chip. Quando ebbero finito, si misero a guardare il mondo, seduti insieme sulla sabbia. Ho freddo, disse Croc. Anche io, disse Chip. In quel momento il sole si alzò. Guarda, è bellissimo, disse Croc. Penso che dovremmo cantare per lui, disse Chip. Sonno, disse Croc e si addormentò. Quando Croc si svegliò, Chip era appollaiato su qualcosa. Oh, disse Croc. Cos'è? È la nostra casa, disse Chip. I giorni passarono. Chip e Croc diventarono grandi insieme. Si allenarono a volare, a galleggiare come tronchi sull'acqua, si allenarono ad arrampicarsi e si esercitarono nel ballo. Quando faceva bel tempo, si riscaldavano sulle rocce calde. Quando c'era brutto tempo, gonfiavano le piume per tenersi al riparo. Sono felice che tu sia mio fratello, disse Croc.
Un giorno, mentre erano fuori per la caccia, il fiume li portò lontano, in un lago pieno di coccodrilli, vicino ad una foresta piena di pappagalli. Croc e Chip li osservarono e poi si guardarono l'un l'altro. Oh, disse Chip, che sciocchi che siamo stati. Non siamo affatto fratelli, disse Croc. Credo che dovremmo dirci addio, disse Chip. Addio, disse Croc. Croc nuotò via per raggiungere i coccodrilli. Chip volò via per raggiungere i pappagalli. Ed eccoli qua i pappagalli, tutti azzurri, belle code, becco giallo, occhi vispi. E qua i coccodrilli, belli grandi, code importanti, denti aguzzi, sempre allerta. Il giorno dopo, Croc salutò il sole con una canzone. Ma stai zitto! Brontolarono i coccodrilli. A pranzo, Chip cattò un bufalo. È disgustoso! Commentarono i pappagalli. Nel pomeriggio, Croc disse: ho costruito il nostro nido. Ma nessuno lo considerò. Quando fece notte, Chip volò via da solo. Ma torni indietro! Gli gridarono i pappagalli, non si vola di notte. Chip trovò Croc arrampicato su un albero. Non riuscivo a dormire, disse Chip. Neanche io, disse Croc. Mi mancavi, disse Chip. Anche tu, disse Croc. Fratello, dimmi. Buonanotte, notte notte. Bene, pronti per un'altra storia? Ok, allora facciamo l'ultima storia, è un po' più divertente, e visto che la storia di Cappuccetto Rosso magari si conosce, ma in realtà esistono tante versioni anche un po' divertenti, e questo qua è un piccolo Cappuccetto Rosso. Vediamo come cambia dall'originale. Ehi, dove vai tu? Dalla nonna. E invece vieni con me. Dove? A tavola. Si mangia? Sì. Carne rossa al sangue. Ulala, che orecchie grandi che hai! È per ascoltarti. E sei pure peloso. Hai gli occhi grandi, lo sai? E sono grandi anche i denti. È per mangiarti meglio. No. Hai l'alito che puzza. Io? Prendi una caramella. Grazie. Manda giù. Ingenuo. Brava Cappuccetto. Si è rifatta. Sì, astuta. Bene. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi aspettiamo anche qua alla Mimo con libri e tante storie. Ciao ciao! Ciao!